Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo nel ciclodromo di Cene, utilizzato dalla Gazzanighese, dalla scuola ciclismo Cene, per una puntata davvero particolare. Vi spiegheremo come fare le curve con la pancia e senza la pancia. Non era come fare le curve velocemente? No, Giorgio, te l'ho detto, era per spiegare a quelli che è un pochino sovrappeso come curvare in modo migliore. E questo? Che roba è? Ma è velocissimo. Aspetta un attimo, cambiamo puntata, va. Scusa! Ma... e te chi sei? Ciao ragazzi, io mi chiamo Marco. Ma soprattutto, che cos'è questa? Questa qua si chiama, in termine tecnico, bicicletta reclinata. È una bicicletta come la vostra, solo che ha una forma molto particolare, molto aerodinamica e si pedala comodamente sdraiati sul sedile, come vedete. Quindi non ci sono i problemi del sovrasella, male ai polsi, eccetera, eccetera. Ma non ho mai visto in negozio una roba così. Ma, ma in realtà esistono alcuni costruttori, ma queste di solito quando sono così estreme sono autocostruite. Infatti questa me la sono costruita in cantina. Ah, in carbonio? L'hai fatta tu? L'ho fatta in carbonio, esatto. Complimenti. In realtà, come si vede, è fatta di alcuni pezzi di biciclette già esistenti. Qui si vede la forcella posteriore. In termine tecnico, questa è una low racer, cioè sono biciclette reclinate molto basse, che hanno un grande vantaggio aerodinamico rispetto alle bici convenzionali, oltre al fatto di essere naturalmente molto più comodi. Molte volte ci confondono con le handbike, proprio per la posizione così sdraiata. In realtà è tutt'altro, perché si guida comodamente con i piedi in avanti. Quindi qua c'è esattamente la trasmissione della bicicletta da corsa normale. Chiaro, i rapporti sono un po' più lunghi perché si sfrutta molto bene l'aerodinamica. A quale velocità riesci a raggiungere con questa bici? Allora, io ho fatto molti test e test abbastanza oggettivi con un misuratore di potenza. Con 250 watt si fanno i 47 all'ora in piano. 47 significa che un professionista potrebbe tenere comodamente, abbastanza comodamente, i 55. A 250 watt noi andiamo a 36-37 all'ora. Esatto. Di solito su strada, non qua in circuito, uso la bandierina e molti segnali luminosi. Quindi questo dà la possibilità di guidare in tutta sicurezza. È un mostro da guidare. Ma non deve essere facilissima però da guidare. Ti volevo chiedere una cosa. Meccanica, Giorgione, non sì. So cosa ne pensi te, ma... Ci faresti un piacere? Potremmo provarla. Sarebbe molto bello, mi farebbe sicuro, molto piacere. Ragione. Però magari questa qua è veramente l'estrema bicicletta reclinata. Qui casualmente oggi ho portato una bicicletta diversa, un po' più civilizzata, mi piacerebbe farvi provare quella. È l'equivalente della bici da corsa. Se avete voglia di sperimentare la cosa, sarebbe veramente bello. Un'esperienza nuova, dai. Ci le gomitiere. Piano, vado piano. Vi tengo però, io. Insegnami con calma perché non so. Vi insegno con calma, vi dico tutte le cose. Okay. Andiamolo, dai. Marco, questa mi sembra un po' diversa, un po' più alta. Sì, Giorgio, secondo me questa qui è la reclinata un po' più adatta alle partenze. Per iniziare. Per iniziare, perché io non sono mai andato. Sì, magari ti spiego brevemente. Ma una cosa, ma li tieni i reggi i pesi massimi? Proviamo, secondo me sì. Siamo over 100, te lo dico, poi facciamo danni da ripagare. Giorgio, ma io ti vedo veramente dimagrito. Veramente dimagrito? Non ci sono problemi, secondo me sì, quest'estate ti ha veramente asciugato. No, comunque è fatta in carbonio, è abbastanza resistente e io comunque i miei 80 kg li peso, quindi ho preso delle belle botte e non ho mai avuto problemi. È una cosa completamente diversa, nel senso che io ti chiedo di sederti su un sedile, quindi come stare in poltrona a casa tua, manca solo la birra, e proviamo a fare i primi passi, perché devi capire che è completamente diversa dalla bicicletta da corsa, avendo tutta la parte anteriore che si muove. Infatti questa è una cosiddetta trazione anteriore, significa che recupera tutto ciò che c'è della bicicletta da corsa e la unisce a una bicicletta reclinata. Di biciclette reclinate ce ne sono tantissimi tipi e normalmente hanno una catena lunga, non so se l'avete mai vista anche su internet. Una che va alla ruota posteriore. Ha alcuni vantaggi ma anche altri svantaggi. Il vantaggio di questa geometria che a me piace tantissimo è proprio quello di avere una catena diretta, quindi ha esattamente la stessa efficienza di una bicicletta da corsa. L'unica cosa che all'inizio si può essere un po' in difficoltà perché appunto si muove tutta. Quindi recupera un po' quello. E poi un'altra questione che vedremo anche insieme è che ti puoi alzare tranquillamente in verticale sul sedile, questo dona alla bicicletta un controllo molto molto superiore. Adesso magari lo vedremo. Proviamo insieme. Tienimi, aspetta. Ti tengo. Allora, la prima istruzione è quello di andare. Adesso siamo in leggera discesa, quindi siamo avvantaggiati. Io ti tengo, tu non agganciare i pedali e prova a vedere un po' come funziona il manubrio. Come vedi, c'è un po' più di materiale sopra, un po' più di inerzia, però ha le stesse geometrie di una bici da corsa. Come ti sembra? Sì.
C'è molto più peso davanti. È chiaro, perché hai tutta la guarnitura, tutto il peso. Allora, proviamo. Con un rapporto corto dovresti dare una piano, prima pedalata. Piano, per favore. Tieni l'equilibrio, è una bicicletta da corsa. Ok, mi lancio. Sta in verticale col busto e ti dà molto più controllo. Prova. Vediamo. Piano piano. Ah, oppala. Già così. Ok, con lo sterzo cerca un po' di compensare, ok. Devo agganciare l'altro piede. Una volta che hai agganciato, spingi. Allora, puoi già fare uno sprint, Giorgione. Vedi bene? Poi quando sei a posto benissimo. Ti appoggi dietro. Lo stile è impeccabile. Ah, perfetto. Oh, però è comodissimo. Sta bene. È spettacolo. Sei già padrone del mezzo. No, padrone no, gli addominali. Potremmo già fare quasi le volate, gli sprint. Ma se, ecco, sono quelle cose che se prendi velocità è più facile. Come te la senti? Bene, ma sai che pensavi di fare molta più fatica a iniziare? Però mettiamo un po' il ritmo qua, eh. No, te non toccare. Mettiamo un po' il ritmo qua. No, andiamo così. Come biomeccanica ci siamo. Sai qual è la cosa strana? Che avendo i pedali attaccati sulla ruota sterzante, quando spingi, cioè gira la ruota dal lato in cui spingi, esatto. devi controbilanciare con le braccia, cioè le braccia rigidissime. È leggermente diverso da una bici normale, appena appena. Gli addominali rigidissimi, ma... Anche a qualche dettaglio. Aspetta, io devo fare la curva qua, il tornante. Occhio, piano. Tornante. Boh. Bravo. Ma che metto anche il 53 adesso. Oh, non ci passa la padella. Non mi ci passano le gambe se tiro su 53. Non fare danni, Giorgione, che siamo rovinati. Eccolo là. Ah, se smetti di pedalare, che non devi... già più a tuo agio. Ma se smetti di pedalare, che non devi contrastare la spinta delle gambe, è comodissima. Ma che spettacolo! Ma sai che avendo appoggiate le scapole bene alla schiena, a spingere, senti proprio che spingi forte in avanti e non devi contrastare. Con aspetta, che fa? Hai dritto, Giorgio. No, ecco, se hai una dismetria di spinta delle gambe, penso che tira da un lato la bici. Devo pedalare rotondo e bello simmetrico. Pedalata fluida, sei già nel tuo habitat. Ma la vuoi provare anche tu? Non so. Vabbè, che se regge il tuo peso massimo, può reggere anche il mio, quindi. Oh, fermati, Bramo, fermati. È uno spettacolo, adesso voglio vederti a te. Ho già messo anche qua la telecamera per filmare, insomma, però, Marco, i miei problemi. Spiegagli un po' di cose, dai, prova a salire. Sì, prova a salire. Io però avrei un attimino un problemino, devo andare un attimo via. Ah, proprio adesso? Sì, è un attimo, però 5 minuti, però ho un assistente da lasciarvi che sicuramente vi spiegherà tutto. Devo proprio andare. Sofia, hai tempo un secondo, per sì, favore? Sì, certo. Arrivo. Hai capito l'assistente? Sofia. Ciao Sofia. Sei in buone mani, Alan, ti lascio. Mi insegni tu a guidare questo mezzo? Sì, certo. Allora, parti con la schiena dritta, come sei così, adesso. Come sei adesso. Okay. Poi metti su un pedale. Ok. Quello che preferisci tu. Serio. Ok, io porto sempre. Ok, boh, ci siamo, Dai, attaccato? Ho attaccato, sì. Perfetto. Adesso dai una un bella teso, spinta. Devo stare più rilassato. Più forse. Rilassato, devi stare rilassato con le spalle. Le mani possono essere anche tese, okay. Ma le spalle. Spalle rilassate. Okay. Dai una bella spinta con un pedale, con il pedale che hai su, ok? Quindi per poi partire. Quando ti senti pronto e quando hai un po' di equilibrio, metti su anche l'altro pedale e comincia a pedalare. Pedale. Ok. E poi quando vedi che le braccia hanno capito un po' il sistema, comincia a sdraiarti. Ah, piano piano, mi piano sdraio. Piano piano ti sdrai. Guarda, così, metti sul pedale, parti, dopo perfetto. Metti sull'altro. Arrivo, ci provo, Allora, 3, 2, 1. Come vado, Sofia? Bene, bene. Sto andando bene. Un po' teso, forse. Un po' le spalle. Un po' le spalle, più rilassato, ok? Più rilassato.
poi quando, non, quando senti che non sei più in equilibrio molto, tiri su con la schiena. Ok, quindi questa curva qua devo tirarmi su con la schiena? Sì, sì. Ok. Fatta bene, Sofia? Sì, sì, giusta. Ok, grazie. Qua è durissimo. Eh sì. Adesso quando arrivi in curva, qui vai. Quando arrivi in curva fai un po' di freno. Giusto, giusto un inizio di freno. Così? Ok, giusta. Ci sono, Sofì! Oh, che la ghiaia! Brambo, ti sfido! Se si vuole entrare nel mondo delle reclinate si può pensare anche ad un trike come questo, che è ovviamente molto più stabile, è un triciclo, sono tre ruote, ma veramente è un solarium a ruote. Si possono fare anche viaggi perché si possono caricare i bagagli, non c'è rischio di cadere. Ci sono due freni a disco su entrambe le ruote che possono essere usati anche per direzionare la sterzata ed è comodissimo. Comunque devo ammettere che questa esperienza sulla bici reclinata è stata molto interessante, mi sono divertito e vorrei proprio riprovarla a breve, ma Giorgio in tutto questo dov'è finito? Giorgio vai piano, dai che spacchi tutto! Ecco, è già passato anche il modello più evoluto. Vabbè, ragazzi, se volete vedere altri video sulle bici reclinate scrivetelo nei commenti, mi raccomando, non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata, ciao!